Ah, probabilmente Pasqua, ma ancora più in là, i primi weekend di aprile che ci consentiranno di comprendere quanto e come sarà incisiva questa stagione turistica 2024, su cui pesano naturalmente diverse ombre come l'inflazione, i tassi di interesse, un cambiamento anche delle abitudini di questo viaggiatore rispetto al periodo d'oro del 2022-2023 post-pandemia. E per il Cilento si seguirà probabilmente la stessa cosa, tenendo conto anche di un turismo essenzialmente interno, della difficoltà del turismo straniero, che però potrebbe essere incentivato proprio grazie ai flussi turistici che dovrebbero arrivare già da luglio con l'aeroporto di Salerno che aprirà le rotte delle voli low cost. Ed è proprio attraverso l'aeroporto che probabilmente si può immaginare un turismo integrativo ulteriore di flussi turistici per il Cilento e l'area sud di Salerno, a cui crediamo tutti, tanto da aver costituito già nelle scorse settimane una DMO, una Destination Management Organization, un nuovo modello di organismo di gestione pubblico-privata per occuparsi del turismo. Vedremo, ne parleremo alla BMT a Napoli in corso in questi giorni. Proprio domani avremo un convegno sulla turistificazione, i flussi turistici e soprattutto la sostenibilità. Lo faremo tutti insieme, noi come associazione di B&B ed Extra Alberghiero siamo abituati a lavorare su questi temi nuovi di innovazione e scopriremo anche quali possono essere strategie. Quello che è certo è che la ricetta resta sempre una, è quella di garantire che ci sia una sinergia tra tutti gli attori e vi siano garantiti servizi, decoro e sicurezza per offrire un turismo che sicuramente soffrirà di una concorrenza molto forte tra i territori, anche perché non siamo più di fronte alle previsioni come è successo nel periodo della pandemia.